disastro del Vajont sollecita un'assunzione di responsabilità, anzitutto delle istituzioni a tutti i livelli, della società civile, di scienziati e tecnici, del mondo degli operatori industriali affinché gli standard di sicurezza siano sempre garantiti in ogni opera pubblica al massimo livello e l'equilibrio ambientale venga ovunque assicurato, a tutela della vita dei cittadini e delle comunità. Questo anniversario risuona a monumento per la nostra stessa civiltà. Lo scrive Sergio Mattarella, in un messaggio a 55 anni dal disastro, dobbiamo sempre arrivare a questo dopo aver pianto la morte di vite umane innocenti, è la domanda retorica posta dal sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, nel suo intervento alla cerimonia di commemorazione delle vittime del Vajont, catastrofe avvenuta il 9 ottobre di 55 anni fa, un pensiero, quello di Padrin, al crollo del ponte Morandi a Genova e alla successiva richiesta agli enti locali di monitorare lo stato dei ponti stradali, investendo risorse straordinarie. Due anni, ha ricordato Padrin, ma eravamo qui a ricordare le vittime e la distruzione provocate dal drammatico terremoto che aveva colpito il centro Italia. Oggi quello del tragico crollo del ponte Morandi a Genova. Un altro esempio di cattivo governo della cosa pubblica, dell'incapacità di comprendere il pericolo, di controllo, di prevenzione, di omissioni e mancato rispetto delle regole. Le dinamiche gestionali, ha concluso, sono sempre le stesse, piene di oscurità.